Ciao ragazzi, ben ritornati a Talent League. Siamo al girone, penultima di questa prima giornata di ritorno. Chi abbiamo oggi che si andrà a scontrare? Lo vediamo dalla sigla immediatamente. Sono a giocare in casa Josh e Gendo, che rispettivamente combatteranno contro Miss Franny e Leila. Allora, in andata, quando Miss Franny era in casa, c'è stato un pareggio tra di loro. Vediamo questa volta che cosa ha deciso di far cantare Josh a Miss Franny. Ha deciso di farle cantare Amor Mio di Mina. E per lui invece ha scelto Si può dare di più di Tozzi, Morandi e Ruggeri. Ragazzi, strano, questo bene mi mancava. Veramente Canzone pazzesca, sì. interpretazione pazzesca, per Sì. me è stata esemplare. Complimenti. Vediamo Josh come risponde. Sì, perché non sei una donna, non hai capito niente di questo testo. Vattelo a risentire, leggitelo bene, bene, bene. Cosa ti manca? Cosa non hai? Cos'è che insegui se non lo sai? Perché non parti per un weekend? Non ce lo vedo Cosa io al sarebbe completo, Josh, ma che devi meglio fare? così? Oggi un cambio d'outfit. Impercettibile, così insensibile, molto ingiacibile, da combattere. Senza via col Piace. vento. Ok, lancio la spugna, basta. Lascia la spugna. Accettato la spugna, ma No! come? Avevo appena Dai! detto belle queste Non ci, inclusioni oggi non rap. ci No, sono, ma se no. Gianluca. Allora, una cosa che adesso vi Oggi insegniamo: non è giornata, togliersi la te lo giacca, dico ragazzi. prima. Allora, guarda come devi fare. Ce l'hai una giacca. Allora, devi, ok? Buttarla indietro alzando le spalle contemporaneamente. Poi allunghi le braccia in modo che ti facciano da. Te la reggano. E con una poi, Io di tac, solito la tiro, fai quindi. da gancio e te la tiri su. No, ma voi. Allora, è una roba che dovete imparare. Imparare. Come slacciare i reggiseni. Però, getta la spugna! Questo. Vabbè, non è drammatico perché adesso gli diamo l'opportunità di riprovare. Vai, Josh! Cosa ti manca? Cosa non hai? Cos'è che insegui se non lo sai? Se la tua corsa finisse qui, forse sarebbe meglio così.
impercettibili, quasi insensibili, momenti critici che accompagnano espansioni d'emozioni tipo via col vento, troppe amare sensazioni che portiamo dentro in questa disperata e critica città, dove la gente crepa per tutta l'età, dove la gente crepa per ogni lite insensata. Rivolte alle scacciacani sono ormai scontate, ricordi affievoliscono su domande che tanto crescono. Cosa succede nella gente? Se c'è un perché, se c'è cos'è, è una trasformazione male a priori su ogni uomo con un cuore. Non c'è più una stella che ci vuole, madri statiche che ammazzano bambini, inaccettabile. In questa realtà meglio chiudere gli occhi, cosa facile, viaggiando in un domani si spera imparagonabile a questa vita che ci lascia in lacrime. Oh, si può dare di più, perché dentro di noi si può dare di più, senza essere eroi. Come fare non so, non lo sai neanche tu, ma di certo si può dare di più. Si può dare di più. Cuore. Josh, Josh ha lanciato la spugna perché sapeva che poteva fare di più. Guarda, questa faceva veramente orrore. Orrore. Io sto facendo uno stage. Battute di Ale, esatto. Da Elisa all'oro. Sì, certo. Allora, andiamo subito a vedere la grafica. I voti che hanno dato i giudici. E abbiamo, ragazzi, una vittoria schiacciante per Miss Freddy, che vince 4-0. Sì, come era fuori casa, 0-4 quindi. 0-4, una vittoria schiacciante di Miss Freddy, che rispetto all'andata, che era stata in pareggio, sì, cambia le cose. E la cosa importante è che Josh, avendo gettato la spugna, avendo perso, ha un punto in meno nella classifica. Quindi non ha più 5 punti, ma ne ha 4, ma ne parleremo dopo alla classifica finale. Andiamo quindi subito a sentirci Gendo e Leila. Gendo canterà Sparare alla luna di Salmo e Coez, e ha scelto, giocando in casa per Leila, Il nome del padre dei Maneskin. Fallito mille volte, però ci ho provato a liberarmi da quel senso di indesiderato. Ho perso pesi sulla schiena e poi sono caduta. Ho perso sangue dal naso e mi sono rialzata. Però a 20 anni già mi chiedo se sono troppo stanca, se ho fatto tutto quello che ho sempre desiderato, se riuscirò mai davvero ad essere realizzata. E sono spaventata, sottami un palo dal culo, testa di cazzo. Ho scelto sempre di essere una e una soltanto, toccare il cielo e tornare qui, mangiare l'asfalto. A volte ho pianto, ma non è questo che mi ferma, voglio il mio riscatto. Testami un palo dal culo, testa di cazzo. Ho scelto di essere una e una soltanto, toccare il cielo e tornare a mangiare l'asfalto. In nome del Padre, del Figlio, Spirito Santo. No, in nome del Padre, del Figlio, Spirito Santo. No, in nome del Padre, del Figlio, Spirito Santo. In nome del Padre, del Figlio, Spirito Santo. No, in nome del Padre, del Figlio, Spirito Santo. No. No, too much, Leila. Beh, magari Gendo l'ha previsto, no? Sì. E sarebbe stato un bel gioco strategico, vediamo. Ma Gendo non è la prima volta che gioca strategicamente, no. E non è la prima volta che spara. E anche adesso spara alla luna. A volte vuoi quello che non ti spetta. E per averlo ti devi sporcare le mani e l'anima. Tu l'hai fatto? Io sì. Io sì. Deep production. Ho un appunto per le 9 in punto. Sarò al tipo sull'appunto senza l'antifurto. T'aspetto col cappello unto e con il baffo turco. Attenta a non farti seguire, gringo, fatti furbo. Volo diretta da Acapulco, mi catapulto. Sono il tipo farabutto, anche farabrutto.
c'è una luce blu che filtra dalle tapparelle. Esco fuori dagli squali con le scarpe. No, però mi piace questa cosa che sopra le pistole. Per ogni città c'è un Messico che Dio non vuole. Sai che combinazione, oh, la combinazione, oh. Mi restano 24 ore, una 24 ore. Un piano in mente per la fuga. Voglio non la mia carne cruda. L'anima che suda sotto la mia giacca. Vogliono prendere la luna riflessa nell'acqua e non servirà. Non basterà sparare alla luna per dormire stanotte. Non servirà. Aia. Non basterà. Però il battito delle mani è sparare alla luna per dormire stanotte. Fino a lì, Kendo. Stanotte. Dai, l'ha riarrangiata. Ah, vabbè. Kendo l'ha cantata. E quello che mi domando è, l'ha scelta lui? Non l'avrei cantata. Cioè, non se, comunque, penso che una cosa importante di un artista è sapere i propri, non limiti, però quello che sa è quello che non sa fare, no? Mi stai giudicando? Non sto giudicando il Kendo, perché Kendo lo stimo molto come artista, perché comunque scrive delle cose molto interessanti, sì. Ed ha una sua presenza. No, mi dispiace, importante. Perché negli ultimi 30 secondi c'è stato un calo notevole. Sì, perché forse... Ha sbagliato. Non so se era una questione magari di ascolto. Ha iniziato molto bene, poi mi è piaciuta la sfida. L'andare proprio dritto verso il nemico. Ma andiamo a vedere che cosa ha pensato la giuria, no? E i voti, questa volta cominciamo da Veronica. Il voto di Veronica va a Leila. Proseguiamo con il voto di Marika, che va sempre a Leila. Il voto di Salvo va a Kendo, quindi siamo 2-1. Chiudiamo con il voto di Fisico, che va a Leila, 1-3, finisce questo match con la vittoria fuori casa di Leila. Scusami, stavo facendo un calcolo veloce perché qui la classifica si è sconvolta di nuovo, perché Kendo rimane all'ultimo posto, ma i primi tre hanno avuto, insomma, chi sta scalando, chi purtroppo scivola verso il basso come Josh, perché avendo 5 punti nella giornata precedente, avendo gettato la spugna, adesso è a 4 punti e scivola al terzo posto. Mentre Leila con questa vittoria arriva al primo posto, quindi Leila ha 7 punti al primo posto, Miss Frenny ha 6 punti, dal terzo posto arriva al secondo, Josh ha 4 punti al terzo e Kendo rimane a 2 punti all'ultimo posto. Ragazzi, quindi... Ma che ti sei magnato, che bello sto caffettino, ti ha fatto proprio perché bene. Quando è finita la puntata mi sono messo a parlare con Luca, mi sono fatto da un po' di ripetizioni, capito? Si vede alla grande. Allora andiamo a vedere che cosa succederà nella prossima giornata di ritorno nel girone E. Giocheranno in casa Miss Frenny e Leila, che rispettivamente si scontreranno con Kendo e Josh. Quindi Miss Frenny ha scelto di cantare Nothing's Real But Love di la Ferguson e di assegnare a Kendo Se la vidi Achille Lauro, di nuovo che torna Achille Lauro. Comunque Achille Lauro, Knight, Salmo, sono molto Cremonini, Elisa, sì, molto gettonati. Gettonatissimi. E vabbè, anche un Ramazzotti già due volte è più che sufficiente. Sì, che dici basta. Ros, ti vogliamo bene però. Ma no, tantissimo bene. Sì, sì. E poi gioca in casa Leila, che ha scelto Ethan's dei 21 Pilots e ha segnato a Josh Ti scatterò una foto di Tiziano Ferro, altro tormentone, perché Tiziano Ferro torna, sì, insieme a tutti i nomi che abbiamo citato poc'anzi. Quindi ragazzi, non dovete perdervi il proseguo di Talent League, assolutamente continuate a seguirci, a scriverci, così come siete tantissimi, campanellina per le notifiche, ci vediamo domani ancora insieme dal divano di casa mia. Sì. È vero Ale? Casa mia!